Salve a tutti, Watch Ikebari, e bentornati su New Super Mario Bros. Wii. Ok, allora andiamo a salvare Todd. Ora, allora, il caro Todd si trova proprio all'inizio di Cosu Sero, è proprio qua. Ora, facciamo molta attenzione, eh. Allora, Todd, ti devo portare al traguardo, eh. Ovviamente, raga, faccio un taglio, ci vediamo. Quando sono arrivato, appunto, Todd! Ok, lasciamo perdere. Ho perso il fiore di ghiaccio in un modo stupido, lo so. Sì, perché comunque, dai, il power up, il potenziamento è più importante di un Todd, no? Cioè, dico. Ora, visto che ho perso la mia possibilità di avere tre one-up con il Todd, proviamo in questo minigioco dei cannoni, ok? Ora, vabbè, uno solo. Ok, vabbè, non sono molto fortunato in questo. Peccato, già. Bene, adesso andiamo qua, però voglio diventare grande. Dannazione. Ho la tempesta di sabbia, me la ricordo benissimo, la tempesta di sabbia. Via te. Eccoci qua, è tornato il fungo elica. Il fungo elica qua vi serve molto, Madonna se vi serve. Allora, per non farvi trasportare troppo dalla tempesta, dovete solamente abbassarvi. Chiaro? Abbassatevi. Ok, perfetto. Adesso entriamo qua dentro nel tubo red, il tubo red. E qua solamente monete, basta. Bene, perfetto. Perché da questa parte c'è una bellissima pianta piranha. Beh, non proprio, vabbè, la pianta che mi portano su. Sì. Moneta stella. Ecco, per le altre due il fungo elica serve tantissimo. Perché se non avete il fungo elica siete spacciati, e dico sul serio. Ora però possiamo salire, grazie. Ah, ok, l'ho presa. Molto bene. Ora non trovare in tutti i modi. Ora cerchiamo di andare via da qua, per favore. Oh, finalmente. Ok, eccoci qua, ragazzi. Ora. No, no, porca miseria, Laida. Scusa un attimo, ma qua? Cosa c'è dentro questo tubo? Scusa, amico, voglio controllare un attimo. Oh, non mi far andare! No! Fare andare dove c'è la pianta piranha. Ok. Non è successo ben niente, però, che cazzo. No, pianta piranha no, Raga, lasciamo perdere quel tubo. Forse non serve. Forse era molto inutile. Ragazzi, occhio, Ragazzi, veramente facciamo molta attenzione qua, eh. Porca di quella miseria. Prendi questo. Allora, qua ragazzi, il fungo elica serve, eh. Qua il fungo elica serve. Mamma mia, raga, se serve. Vai! Ah, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Per usare l'elica dovete scuotere il telecomando Wii. Cioè, capito. Ora andiamo, ragazzi, a prendere la prossima, che si trova esattamente qua, da questa parte, di qua. Però dobbiamo aspettare la tempesta di sabbia. Bene, adesso possiamo concludere questo fantastico ed eccezionale livello, gente. Oh, lì c'era un tubo rosso. Vabbè, io direi di entrare. Ok, abbiamo finito. Aspetta un attimo qua. Non c'è niente? Vedi che c'era il one up. Esatto. Oh mio Dio. Qua. Adesso andiamo. Non so proprio, non me lo ricordo sto livello, quindi vediamo un po' di che si tratta. Ah, perfetto, i nostri cari amici. Mi sa che qua il fiore l'elica mi sa che non serve a un bel niente, sapete? Non ne ho idea.
Ah, ok, mi attaccano anche se non hanno le spine. Beh, mi sembra ovvio. Dovremmo trovare un fiore di fuoco qua. Oh no, c'è Yoshi! Yoshi, amico mio! Che bello rivederti! Sono così contento! Oh, grazie mille per i potenziamenti. No, non, cos'è che? Perché non mi hai dato un potenziamento, Yoshi? Uè, signor Lucky Tu! Anche lei qui, eh? Ora, ragazzi, dobbiamo trovare in tutti i modi di cercare di mangiare Lucky Tu. Dobbiamo mangiare Lucky Tu, ragazzi. Perché ci serve la sua nuvola. Quindi direi di andare in questa parte. Grazie mille, amico. Allora, la nuvola in questione dovrebbe essere questa. Esatto. Qua troviamo la prima moneta stella, eh. Ok, occhio. Ah, bene, posso mangiare le piante piranha, perfetto. Sta stupida sabbia mi dà un fastidio tremendo che non avete idea. No, Yoshi! 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 Calmo, eh. Yoshi, calmo. Quanto dannatamente rompe Lucky Tu! Porca miseria, Lucky Tu, stai rompendo i maroni a Yoshi! Yoshi! Perché va da quella parte? Yoshi! Yoshi! Non posso scendere più di così, se no crepo! Yoshi! Vabbè, andiamo avanti. Grazie. L'odio. L'odio per i Lucky Tu. Ah, Yoshi giallo! Salve, amico, come va? Senti, tuo brutto demente di merda. Vuoi crepare, grazie? Prendiamo la nuvola, dai. C'è qualcos'altro qua dentro? Solamente. Ma non dura tantissimo, la nuvola. Porca vacca. Ok, dammi tutto. Molto bene. Sapete che non mi ricordo dove stanno le altre monete stella, eh? Sto livello, ragazzi. Come è già finito? Ma che cazzo? Come è già finito il livello? Stai scherzando? Mi stai prendendo in giro, vero? No, non facciamo cretinate. Allora ragazzi, adesso dovete prendere la nuvola e dovete andare esattamente qua. Oh mio Dio, l'ho presa! Porca... No, non ti prego, voglio finire questo livello. Lo voglio finire sto livello, col cavolo ragazzi che perdo. Oh, sto livello ragazzi lo completiamo, Oh sì, se lo completiamo. Finalmente, alleluia. Vabbè, ho lasciato dietro un 1-up. Ma sto livello. Mamma mia. Ah. Ok, allora. Wow, che fortuna. Così almeno abbiamo un altro power up. Aia. Aia. Ai. Vediamo un po' che è sempre minigioco di Todd. Wow. Vediamo se ce la facciamo, eh. Ah, perfetto, non sono stato colpito. E almeno riceviamo tre funghi, che comunque sono utili, i tre funghi sono utili. Ok, passiamo adesso al prossimo livello. Consiglio, state su questo cubo blocco, quello che è. E in più, raga, qua abbiamo Fungo Elica, esattamente. Ok, già qui, raga, troviamo la prima moneta stella, eh. Quindi prendiamola subitissimo. Dan, tin, tam, pam, pam. Non cadere, per favore, non cadere. Oh, attenzione!
Un tubo! E qua troviamo già, esatto, la seconda moneta stella. Allora, per raggiungerla, se non avete il fungo elica, potete usare questi blocchi, questi, cioè, capito, questi cosi qua che vi fanno volare. Allora, adesso torniamo nel tubo. Oh, porca miseria, non lo sapevo che c'era questa bella signorina che adesso dovrà morire. Ok, niente. Vediamo un po' se troviamo la bellissima. Ok, eccolo di nuovo. Sì, però, fungo elica. Oh no, mi ricordo di te, amico. Mi ricordo di te, palla maledetta. Allora, adesso... Oh, ok. No! Porca troia! Che ansia che mette! Prendila subito! Ah, perfetto! Ora qua abbiamo pure quella! Perché sto scivolando? Perché cacchio sto scivolando? No, mamma mia, le ho prese tutte! Le ho prese tutte! Madonna che pro! Oh, oddio! Oh, aspetta, aspetta, è quel... Quello possiamo arrivarci? No, no, meglio non rischiare. Io penso che quel tubo lì rosso mandava dove c'era il cannone. Però vabbè, raga, abbiamo finito, dai. Quindi concludiamo. Ok, aspettiamolo. Ecco qua. Andiamo. Sto arrivando, Roy Koopa. Ok, gente, eccoci qua nel castello maledetto. Ora, in pratica ci sono tre strade da prendere e tutte e tre portano tre monete stella, chiaro? Ora passiamo al centro, ok? Perché come avete bene visto, all'inizio si trovava una moneta stella. Quindi se non erro dovrebbe essere proprio qua, eh. Esattamente, eccola qua, abbiamo trovata. Attenzione perché devo fare molto in fretta, eh. Ora andiamo sopra. Sì, dai. E poi dopo andiamo giù. Questo livello è un po' complicato, sapete? Già. Ora, qua dovete, praticamente dovete avere per forza un Mario grande. Perché così almeno può prendere questa moneta stella. Molto bene. Abbiamo Mario Fuoco e... Allora, aspetta, eh. No, meglio non rischiare, direi di tornare su. La cosa molto brutta è che in realtà adesso io sto soffrendo di sete. Davvero ragazzi, ho una sete che voi non immaginate, però no, dai, siamo arrivati alla fine, su. Ok, prendiamo questa e adesso, raga, dobbiamo andarcene via quella qua, chiaro? Ok, ora dobbiamo solamente andare a trovare il nostro caro amichetto con gli occhiali rosa. Ci siamo, eh? Abbiamo il fiore di fuoco. E ora andiamo. Let's go. Ehi, hey, Kamek, Roy. Vediamo un po' cosa accadrà in questa battaglia. Sembra proprio che ci sono dei tupi grossi. Fate molta attenzione, muovetevi sempre. Chiaro, muovetevi. Ah, cacchio. No, brutto bastardo. Allora. Ok, non c'è ancora. Ecco, per favore, crepa. Brutto bastardo. Adesso lui, vediamo un po' dove spunta. No, no. Ah, beccati questo, Roy. Sei il mio quarto Bowserotto preferito. Però sei molto cattivello, sai. Adesso è un po' dove spunta. No.
Ok, addio! Boom! Sconfitto! E prendiamo la chiave per il prossimo mondo! Hai ottenuto tutte le monete stella del mondo 2. Ah, che bello! Finalmente ho completato il mondo che odio di più di questo gioco. E invece questo è il mio mondo preferito. E ciao ciao!